avete potuto vedere dai titoli iniziali, sono moltissimi partner e gli enti che unitamente al Comune di Acqui Terme si sono adoperati per la realizzazione di questo progetto, che oggi ovviamente viene volto al termine. Ringraziamo quindi l'amministrazione del Comune di Acqui Terme, la Commissione Sanità, l'Assessorato Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sociali, l'equipe di prevenzione del SERD dell'ASL AL, il comando dei carabinieri di Acqui Terme, la polizia stradale, la polizia locale, l'autostrada Facendo, il gruppo ASTM Brebemi, autostrada Asti Cuneo A33 e la protezione civile del comune di Acqui Terme. Prima di iniziare ascoltiamo un intervento del nostro sindaco Danilo Rapetti, ringraziandolo sempre per la sua disponibilità. Ragazzi, ciao, benvenuti ad Acqui, sono Danilo Rapetti, sindaco della città, grazie a voi, grazie ai vostri genitori, grazie ai vostri insegnanti. In questa giornata da trascorrere insieme si parlerà e si proveranno anche esperienze relativamente all'importanza della sicurezza stradale, per strada, sulle autostrade, all'importanza di essere lucidi, di essere presenti a se stessi e di sapere quello che si fa. Rispetto anche all'alcol o ad altri problemi e ad altre sostanze che possono obiettivamente renderci un po' stupidi e soprattutto non in grado di guidare. Ringrazio tutti coloro che stanno organizzando questa giornata, che l'hanno voluta, pensata insieme con il Comune e che l'hanno resa possibile, sia gli enti che collaborano con noi, sia i nostri diretti collaboratori. Grazie veramente e sono certo che voi, cittadini dell'oggi, ma soprattutto del domani, porterete a casa e metterete nel vostro bagaglio di ricordi e di esperienze una giornata importante, una giornata da segnarsi sul calendario che avrete presente negli anni futuri. Grazie ancora. Perfetto, grazie sindaco, grazie a tutto il Comune di Acqui Terme, a tutti i tecnici e a tutti gli uffici che si sono adoperati per la realizzazione di questo progetto. Subito a seguire ascolteremo quindi il saluto e l'intervento dell'ideatore di questo progetto, che è il presidente della Commissione della Sanità per il Comune di Acqui Terme, il dottor Nicola De Angelis. Buongiorno ragazzi, buongiorno genitori dei ragazzi, io sono Nicola De Angelis, presidente della Commissione Sanità qui in Comune. Desidero innanzitutto, prima di spiegare alcune piccole cose, ringraziare tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, a partire dall'amministrazione, le scuole, gli insegnanti e tutte le persone che ci hanno aiutato, e soprattutto voi ragazzi. Allora, qual è lo scopo di questo progetto? Io posso dire che da padre di due ragazze adolescenti ritengo che il modo per divertirsi debba essere un modo di divertimento sano, che quindi presupponga la possibilità di poter trascorrere del tempo insieme agli amici, in qualunque circostanza, a mangiare fuori, a ballare, ma evitando tutti quei comportamenti tipo l'assunzione cronica di alcol, che possono essere scambiati per un modo migliore di divertirsi, ma in realtà nascondono delle insidie, dei pericoli veramente molto importanti per la propria salute. Quindi vi ringrazio ancora una volta, soprattutto voi ragazzi, per l'attenzione che avete mostrato a questo progetto e vi auguro una buona visione. Ci uniamo quindi ai ringraziamenti rivolti a tutto lo staff del progetto Non perderti in un bicchiere, che pone proprio l'obiettivo di affrontare, soprattutto in tema educativo, il problema dell'abuso dell'alcol. Vogliamo quindi ringraziare per la collaborazione la dottoressa Maria Luisa Cormaio, psicologa e psicoterapeuta e responsabile dell'equipe di prevenzione del SERD dell'ASL AL, unitamente a Margherita Perelli, Giovanna Norando, Martina Sardi, educatrici professionali del Dipartimento Patologie e Dipendenze SERD dell'ASL AL, questa sede di Acqui Terme. La dottoressa Raffaella Fossa, assistente sociale del consultorio Acqui Terme Ovada, il dottor Matteo Luison, dirigente medico del servizio di medicina legale dell'ASL AL, l'avvocato Valentina Pilone, esperta di diritto civile, del lavoro e dell'immigrazione, e il maggiore Gabriele Fabian, comandante della Compagnia dei Carabinieri. Grazie a questa equipe di esperti è stato possibile anche proporre lo scorso 29 marzo un incontro rivolto anche ai genitori. Ora ascoltiamo anche il saluto dell'assessore alla pubblica istruzione Sumia Sellam, che attraverso il suo assessorato ha coordinato i progetti Non perderti in un bicchiere e la giornata di formazione sulla sicurezza stradale. Ciao ragazzi e ciao genitori, mi presento, sono l'assessore, la dottoressa Sumia Sellam, assessore al Comune di Acqui Terme alla pubblica istruzione. Il progetto intitolato Non perderti in un bicchiere è un progetto che abbiamo
realizzato innanzitutto come genitori che come amministratori comunali. Perché? Perché il tema dell'abuso di alcol è un problema che riguarda tutti i nostri figli. L'uso di bevande alcoliche dei minori rischia di bloccare lo sviluppo cerebrale, ma anche impedisce l'intera crescita fisica, intellettuale e morale. Perché? Perché nel loro caso uso vuol dire abuso. Oggi il Comune di Acqui Terme e tutti i partner di questo importante percorso si riuniscono per dare un segnale forte e segnante a vantaggio dell'educazione dei nostri ragazzi con una formula moderna e interattiva e proporremo informazioni ed esempi concreti. Non posso che ringraziare l'impegno e la professionalità da tutti dimostrata, nonché l'appoggio che l'amministrazione comunale e soprattutto il sindaco Rappetti in primis, che non smette mai di manifestare per questi importanti progetti a cura della cittadinanza. Grazie veramente a tutti. Grazie, grazie, grazie. E grazie davvero all'assessore Sellam per il suo costante impegno ed entusiasmo. E parlando proprio di entusiasmo, non possiamo che non citare le nostre dirigenti scolastiche che hanno pensato per voi un augurio. Ciao ragazzi, sono Valeria Alemanni, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo 2 di Acqui Terme. Benvenuti, ciao genitori! Ciao, ciao ragazzi, io sono Elisa Camera, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme. Benvenuti, benvenuti anche alle vostre famiglie. Siamo qui per presentarvi un progetto che ci ha presentato il Comune di Acqui Terme e siamo felici di aver aderito ed è intitolato Non perderti in un bicchiere. Si tratta di una tematica importantissima e cruciale, specie per ragazzi della vostra età. Perché dobbiamo riflettere sempre sulle conseguenze nocive che il consumo e l'abuso di alcol può avere. E adesso divertitevi, perché da questo momento in avanti, in modo appunto divertente, vi sarà proposto uno spunto di riflessione. Approfittate quindi di questa occasione che noi come scuola e il Comune di Acqui vi offriamo. Ciao, buona visione! Ciao! Ciao. Grazie infinite alle dirigenti, grazie per l'impegno e la cura che quotidianamente tutto il personale scolastico riserva ai nostri bambini e ragazzi, che sono, come espresso già dal sindaco poco fa, il nostro futuro, quali cittadini di oggi, ma soprattutto cittadini del domani. Quindi un particolare ringraziamento soprattutto agli istituti partecipanti a questo concorso, Non perderti in un bicchiere, all'Istituto Superiore Parodi, che ha come referente la professoressa Raffaella Verolino, l'Istituto di Istruzione Superiore Montalcini, referente Roberta Ferrando, Centro Formazione Professionale Alberghiero, professoressa Silvana Berzano, e il Centro Servizi Formativi, che ha come referente Federica Ferrari. Come ringraziamenti per i partecipanti, a tutti verrà dato un premio di partecipazione che sarà consegnato ai referenti. Ascoltiamo ora il messaggio dell'assessore alle politiche giovanili, Rossana Benazzo. Ciao a tutti, sono Rossana Benazzo, sono contenta della partecipazione di questo progetto. Spero ragazzi che vi siate divertiti non solo nel momento della realizzazione, ma anche nel momento in cui poi il progetto lo presenterete ai ragazzi più piccoli di voi, che quindi dovranno prendere spunto dalle vostre idee per evitare che l'abuso di alcol possa portare dei danni molto spesso negativi. Quindi l'amministrazione è molto contenta della vostra partecipazione e con piacere speriamo di riuscire ad accogliere magari anche alcune vostre idee per migliorare il vostro modo di comportarvi e per allietare le vostre giornate e fare in modo che voi ragazzi riusciate ad essere allegri, spensierati, ma sempre responsabili.
E grazie all'assessore Benazzo per la fervente attività di coinvolgimento e partecipazione che il Comune di Acqui Terme ha intrapreso attraverso le iniziative e le attività rivolte soprattutto ai più giovani. Passiamo ora alla presentazione della seconda grande collaborazione che abbraccerà oggi la città di Acqui Terme. Dovete sapere che in questo momento parte dei vostri compagni di scuola stanno partecipando in piazza bollente alle attività ludiche e educative a cura del personale di Autostrada Facendo, dell'autostrada Asti Cuneo 33 e degli uffici della Polizia Stradale nell'ambito del progetto Icaro. Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte per le fasce più giovani. Ascoltiamo quindi il saluto di Roberto Arditi, direttore scientifico di SINA, gruppo STM. Buongiorno ragazzi, sono Roberto Arditi, sono il direttore scientifico di SINA, la società del gruppo STM, che è presente qui oggi ad Acqui Terme con un progetto sulla sicurezza stradale. Il gruppo STM è il gruppo che gestisce 1500 km di autostrade in Italia, comprese le autostrade qui del Piemonte. È veramente un piacere essere oggi qui ad Acqui ed essere presente per portare alle scuole medie della città di Acqui un messaggio di sicurezza stradale. Per questo collaboriamo con la Polizia di Stato nell'ambito del progetto Icaro, che è un progetto che cerca di portare alle scuole e ai ragazzi un messaggio che gli servirà per la vita, perché la sicurezza stradale è la principale causa di morte per tutti i giovani, e con un po' più di consapevolezza è possibile essere presenti e vivere con gioia la propria vita. Ciao ragazzi, a presto. Grazie davvero al direttore Arditi e agli agenti della Polizia di Stato che proprio in questo momento stanno svolgendo delle preziose attività in Piazza Bollente. A proposito di Piazza Bollente, chiederei alla regia se è pronto il collegamento con Lorenzo Torieri, il presidente della Protezione Civile di Acqui Terme, che è proprio ai piedi della nostra amata Bollente per monitorare e dare assistenza. Sentite? Sì, ti sentiamo Lorenzo. Sì, buongiorno a tutti, siamo qua in Piazza Bollente dove c'è i ragazzi della IC1 e IC2 che a rotazione stanno facendo questo percorso sulla sicurezza stradale. Una classe infatti che si sta cimentando in questa attività ludica. E abbiamo poi anche il personale delle autostrade con il loro furgoncino che illustrano tutto quello che sono le loro attrezzature, poi il pullman azzurro della Polizia di Stato che anche loro fanno attività per i ragazzi, infatti abbiamo una classe all'interno del loro pullman che stanno già facendo alcune cose, vi faccio vedere dentro il pullman com'è. Venite. Se voi foste venuti a scuola, vi hanno costretto a mettere le scarpe o le mettessi da sole? Bene, quindi come stanno procedendo le attività lì? I bambini sono attivi? Si stanno dando da fare? Sì, sì, tutto attivi, infatti vedete che ci sono già due classi e stanno tutto bene, il sole anche è clemente, quindi direi che è una grande giornata, tutto bene. Ci mostreresti alcuni giochi che stanno facendo i ragazzi? Sì. Questo è una specie di gioco dell'oca, diciamo, no? Dove vedete che hanno i ragazzi lanciano il dado e in base alle postazioni hanno praticamente varie step, varie stazioni, e ognuna di queste imparano quindi delle regole sul come comportarsi correttamente nel mondo della strada. Ci sono anche dei giochi, vedete, delle penalità se uno sbaglia qualcosa, e poi abbiamo tutta questa. Vengono dati a tutti i ragazzi. E poi abbiamo quell'altro percorso che adesso in questo momento non c'è nessuno, però è molto interessante, dove dei ragazzi si mettono un visore che ti fa sembrare effetto sotto effetto di alcol,
e tu devi fare un percorso su quei dei birilli per un lucchetto, e se così provi proprio l'ebbrezza, come se tu fossi sotto l'effetto di alcol, a camminare, che non è meglio essere... Perfetto, grazie mille Lorenzo, grazie davvero per la tua sempre presenza e disponibilità. Ok, grazie a voi, grazie a tutti. Ma adesso torniamo al nostro concorso. Sì, allora ringraziamo la Polizia di Stato e lanciamo il video. Un caloroso saluto a voi ragazzi di Acqui Terme dalla Polizia Stradale a seguito del Giro d'Italia. Cosa stiamo facendo oggi? Stiamo facendo educazione stradale, una materia molto molto importante come ben sapete, che ci permette di formare utenti del domani con delle basi molto molto solide. Quindi mi raccomando, focalizzatevi sulla sicurezza stradale anche ad Acqui Terme. Ciao! Bene, allora possiamo ritornare al nostro concorso, alla fase finale, quella delle premiazioni. Vi ricordiamo che il concorso Non perderti in un bicchiere ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovanissimi concittadini con il linguaggio attraverso le immagini dei social media. I ragazzi delle scuole superiori, quali concorrenti del concorso, sono stati chiamati a rivolgersi proprio ai più piccoli, con dei video sulle piattaforme TikTok e Instagram, al fine di comunicare proprio quali sono i pericoli e le conseguenze dannose legate all'abuso dell'alcol, invitando pertanto ad assumere comportamenti responsabili e a tutela di se stessi. I video sono stati esaminati da un'apposita commissione nominata dal Comune di Acqui Terme, presieduta dalla professoressa Elena Giuliano e composta dalla dottoressa Raffaella Fossa, dal dottor Matteo Luison, Elia Musso, il dottor Matteo Ripane qui presente, il geometra Lorenzo Torielli e la sottoscritta, la dottoressa Valenti Noemi. Oltre al contenuto con più visualizzazioni, i video premiati inizialmente dovevano essere 5, però proprio la nostra giuria, visto l'impegno, ha voluto premiare 6 video. Passiamo quindi alla visione e alla premiazione dei video vincitori. L'alcol è una sostanza che, se usata male, può rovinare vite e famiglie. Non abusare, è una scelta, e spesso è quella giusta. Perfetto. Quindi parliamo del video numero 6 della scuola ENAIP, Amimu, Andarik, Ionesi, Rasoira e Stanga. Giusto? Perfetto, prego. Invitiamo i ragazzi a prendere posto qui con noi. Un grande applauso, complimenti davvero per la partecipazione al nostro progetto Non perderti in un bicchiere. E adesso la nostra Noemi vi consegnerà... Certo, il premio di... Il premio, bravissimi ragazzi, ecco a voi. Grazie. Dovrebbe esserci la foto. Foto di rito. Secondo i dati dell'Instat, il 75% degli italiani consuma alcol più o meno regolarmente. Il primo bicchiere in Italia viene consumato tra gli 11 e i 12 anni ed è l'età più bassa dell'intera Unione Europea, i cui paesi di solito si inizia a bere tra i 14 anni in su. Oggi in Italia sono circa 3 milioni di bevitori a rischio, di cui 1 milione gli alcolisti. 817.000 giovani di età inferiore ai 17 anni, che quindi non hanno ancora conseguito la maggiore età e non potrebbero comprare alcol, né tantomeno berlo, hanno consumato bevande alcoliche e circa 400.000 bevono in modo problematico, soffrendo quindi di alcolismo, che è una patologia da cui si può uscire, ma in cui è difficile riuscire a identificarsi, in quanto tutti pensano di non avere un problema legato all'uso di alcol, quando è una vera e propria dipendenza, come una droga. Il 7% dei giovani, infatti, dichiara di ubriacarsi almeno 3 volte alla settimana, ed è in costante crescita il numero di adolescenti che consuma alcol fuori dai pasti. Bere non ti rende migliore agli occhi dei tuoi amici. Bravissime ragazze. Questo video è stato realizzato da due studentesse del Parodi, Noemi De Berck e Margherita Dell'Inoci. Complimenti ragazzi. Foto di rito.
Passiamo al prossimo video. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Sappiamo benissimo che anche voi vi riducete così spesso nel weekend. Ma vi siete mai chiesti cosa sia e cosa faccia l'alcol? L'alcol, oltre a essere una sostanza naturale, è anche una droga. E che cosa fanno le droghe? Alterano il nostro senso della realtà e ci impediscono di ragionare lucidamente. Certo, lo sappiamo benissimo che ci basta uno o due sciottini e siamo molto più disinvolte e riusciamo a parlare con la persona che ci piace. Ma l'alcol, purtroppo, può creare gravi danni al nostro organismo. Infatti il numero di adolescenti che abusa d'alcol è sempre più in aumento, questo perché l'alcol ormai viene normalizzato e soprattutto viene associato al divertimento. Quindi ragazzi, state molto attenti e soprattutto non replicate il video che abbiamo fatto precedentemente. Evitate! Questo video è stato realizzato dai ragazzi del Montalcini, da Andresi e Andrea Giada, da Cafaro Ioana e da Zaccia Adele. Grazie. Sì, che facciamo i complimenti, ringraziamo, non sono qui presenti oggi e quindi gli facciamo un applauso che arriva al loro collegamento in video. Grazie mille. E quindi possiamo passare alla premiazione del prossimo video. Nel nostro video vorremmo far passare questo messaggio. Non è l'alcol che fa male, ma come in tutte le cose ci sono dei limiti che, se superati irresponsabilmente, possono rovinare la vita. E la domanda che vorremmo porvi è: ne vale la pena? Non perderti in un bicchiere. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some time, baby. Complimenti, questo era il video della scuola ENAIP e invitiamo quindi Tuffa, Manto, Pandolfo e Valverde. Bravi ragazzi. Complimenti ragazzi, e la consegna anche per voi del premio e ovviamente la foto di rito. Passiamo quindi al prossimo video. Questo video è stato realizzato dai ragazzi dell'ENAIP, da Fornasiero, Gulli, Ludari, Elmagnani e Brami. Bravi ragazzi. Complimenti ragazzi. Complimenti. Ecco qua. Prego, prego, salite pure. Salite con noi, facciamo la foto. Prego, salite, salite. Prego. Chiedo conferma alla regia, ma dovrebbe andare in onda adesso il video più visualizzato, quello che ha ricevuto più visualizzazioni su TikTok, quindi buona visione. Cosa pensi di sapere sull'alcol? Scopriamolo insieme. L'alcol ha effetti sui rapporti sessuali? Un eccessivo consumo di alcol può causare nell'uomo una minore produzione di testosterone, con conseguente atrofia testicolare e sterilità, e nei casi più estremi femminilizzazione associata a impotenza, mentre nelle donne si possono avere conseguenze quali irregolarità nel ciclo mestruale e sterilità. Una donna incinta può causare danni irreversibili al feto. Sai quali sono i migliori rimedi per i postumi? In quanto essi sono causati da sottoprodotti chimici, non esistono di realmente efficaci. Per il cervello è più pericoloso l'alcol o la cannabis? Gli effetti dell'alcol, a differenza di quelli della cannabis, sono a lungo termine sia sulla materia bianca che sulla materia grigia del cervello. Quale popolazione regge di meno l'alcol? Gli asiatici, in quanto posseggono meno alcol di idrogenasi, l'enzima che si occupa di sintetizzare l'alcol nel fegato. È vero che se bevi ti scaldi? No, il calore è solamente una sensazione momentanea, in quanto l'alcol è un vasodilatatore.
Abbiamo rivisto il primo video perché proprio quello più visualizzato è stato quello dell'Istituto Rita Levi Montalcini, ricordiamo da Tognoloni, Cossu, Gabutti e Scavetto, che facciamo ancora un applauso e le invitiamo qua proprio per ricevere la consegna del premio del video più visualizzato. Foto diritto, ecco qua. Bene, come abbiamo preannunciato all'inizio della nostra presentazione della premiazione, la giuria ha proprio deciso di aggiungere un premio ai 5 video in gara, quindi abbiamo ancora da premiare il 6° video che mandiamo in onda. Oh, eccole qua, le nostre ragazze sono della CFP Alberghiero Estetica. Abbiamo Brondolo Martina, Lungu Elena, Denisa, Copertino Ginevra e Nicolli Matilda. Complimenti ragazze. Complimenti ragazze. Un grande applauso. Foto diritto. Grazie ancora ragazzi e grazie a tutti per la partecipazione, grazie a tutto lo staff del Comune di Acqui Terme, agli uffici della pubblica istruzione. E nella persona di Alessandro Voglino, in particolar modo a Diego Martinotti e a Carvin Macias per la regia e la realizzazione dei video. Grazie a voi ragazzi per l'attenzione e per la partecipazione. Ricordiamo che questa iniziativa in diretta streaming rappresenta proprio una nuova proposta sperimentale e digitale realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con gli istituti scolastici per una migliore e immediata fruizione grazie all'ausilio delle nuove tecnologie. Si ringrazia quindi fin da ora per la collaborazione e per gli eventuali feedback e suggerimenti utili ad un'implementazione futura. Invitiamo tutti a seguire e condividere le pagine social e YouTube del Comune di Acqui Terme per conoscere e condividere la nostra bellissima città. Un saluto a tutti.